Il Club Taranto, intitolato a Erasmo Iacovone di Castellaneta, ufficialmente organizzato per il prossimo mercoledì 27 marzo, con inizio alle ore 15:30 presso lo stadio comunale De Bellis di Castellaneta, un'amichevole di calcio con scopo di beneficenza tra il Taranto Football Club 1927, reduce dalla vittoria esterna di Brindisi, contro l'AS di Ginosa Calcio. All'evento sarà presente il primario del reparto di oncoematologia pediatrica intitolato a Nadia Toffa, diretto dal dottor Valerio Cecinati. La manifestazione sarà presentata da Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud. L'ingresso è con offerta libera da evolvere in beneficenza al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nell'intervallo dello stesso match, il club Erasmo Iacovone consegnerà al dottor Valerio Cecinati un dono di beneficenza in denaro come da volontà della signora Raisi, moglie dell'estinto Erasmo Iacovone. E andiamo avanti, ed è ufficiale la notizia che il Taranto Football Club, attraverso il proprio legale Edoardo Chiacchio, ha consegnato il ricorso in merito alla penalizzazione di 4 punti inflitta alla società rosso-blu ionica dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 marzo. L'obiettivo è quello di ridurre almeno di 2 punti la penalizzazione complessiva di 4 punti. È una notizia spiacevole, giunge per tutti i tifosi rosso-blu ionici, perché è scomparso lo scorso lunedì all'età di 84 anni Ambrogio Pelagalli, ex centrocampista e capitano del Taranto per 3 stagioni, dal 1970 al 1973, dove ha collezionato complessivamente 107 presenze. E l'informazione sportiva prosegue su giornalerossoblu.it.